Un saluto a tutti, per chi non mi conosce sono Davide Moro, sindaco di Due Carrare. E mi scuso per chi conosce la storia, ma la storia del centro commerciale nasce purtroppo nel 1994. L'allora comune di Carrara San Giorgio, ancora prima di avere le due Carrare, avevamo Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, decise di impegnare 150.000 metri quadrati del nostro territorio per fare come destinazione d'uso un centro commerciale integrato. La storia poi è di quelle più rocambolesche e direi quasi l'italiana, perché la regione boccia questa decisione del comune, la proprietà che nel frattempo aveva investito soldi, aveva fatto le sue aspettative e voleva farci anche il suo guadagno, decide di ricorrere e perde clamorosamente sia la regione che il comune, fino ad arrivare a due sentenze del Consiglio di Stato nell'anno 2000 che sanciscono definitivamente quell'area come area D4 centro commerciale integrato. Mi spiace sentire che adesso la colpa della genesi del problema sia del sindaco Davide Moro di Due Carrare nell'anno 2017. Tra il 2000 e il 2017 ci sono 17 anni e in questi 17 anni ne sono successe di cose. Prima fra tutte l'allora sindaco Egidio Bergamasco ha tentato in tutti i modi di ridurre questo impatto riconvertendo l'area in struttura ricettiva, restringendo l'area commerciale, allargando i confini del parco Colli, ma purtroppo il TAR ha sempre dato torto al comune e ci ha visto soccombere. Tant'è che sulla testa del comune pende anche una richiesta danni che non è mai stata quantificata. Arriva poi le ultime amministrazioni, l'amministrazione Vason inserisce all'interno del nuovo strumento urbanistico, il PAT, inserisce quest'area come D4 centro commerciale integrato, poi avviene fatto un accordo di programma che dai 48.000 metri quadrati per 9 metri di altezza si dà la possibilità di arrivare addirittura a 12 metri di altezza, in cambio di che cosa? In cambio di 2.800.000 euro in opere che la ditta, che nel frattempo è passata in proprietà della DEDA, aveva promesso di fare in cambio della realizzazione di questo centro commerciale. E non vi tedio con tutti i passaggi che abbiamo, ma la DEDA ha, oltre a questo accordo di programma, ha un permesso a costruire, ne ha un altro per la parte commerciale, ha l'inizio dei lavori e questo, l'ultimo permesso, è del gennaio 2014. Beata crisi in questo frangente ha voluto che i lavori sono bloccati fino al 17 maggio di quest'anno. Il 17 maggio di quest'anno riceviamo a protocollo un nuovo concept design e una nuova bozza di accordo di programma. Bene, in quell'area abbiamo capito che non abbiamo possibilità di cambiarne la destinazione d'uso. Ed è anche assolutamente inutile fare un referendum, per due motivi. Uno, perché la Costituzione vieta i referendum in ambito economico e urbanistico, pertanto come nel 1993 si parlava di consultazione popolare e non referendum. Ma e poi cosa facciamo decidere i cittadini? Quell'area è D4, area centro commerciale integrato. Non possiamo certo chiedere ai cittadini sì o no al centro commerciale. Come si potrebbe risolvere la questione? Dal nostro punto di vista in maniera molto molto semplice. Il Ministero o la Regione decide di comprare quell'area, la ripristina agricola e rifonde gli attuali proprietari con 25, 30, 40 milioni di euro che sono quelli che valgono l'area. Sull'archiviazione del VIA la questione è molto complessa. È vero che il progetto è stato bocciato, ma c'è una questione di forma che di fatto l'ha archiviato. Siamo ad un punto, pertanto, in cui la ditta ha la possibilità di costruire, ha i permessi a costruire, ha un accordo di programma vigente, ha delle norme tecniche inserite all'interno del piano di interventi, e quindi lei potrebbe riprendere la strada del via e a quel punto costruire il centro commerciale che abbiamo nel nostro piano di intervento. L'altra strada
che è quella che ci è stata proposta alla ditta, è quella di fare un nuovo accordo di programma. Un nuovo accordo di programma, dal nostro punto di vista, vuol dire provare a mettere alcuni paletti a questo progetto. Primo fra tutti, l'attuale progetto prevede 48.000 metri quadrati per 12 metri di altezza. Il progetto che ci è stato presentato dalla DEDA sono circa 37.000 metri quadrati per 12 metri di altezza. Già questa è una piccola riduzione, se vogliamo, che va verso una leggera mitigazione ambientale dell'opera. Questo non per dire che sia a favore o contro, ma questo per dire che un nuovo accordo di programma ti permette di gestire la questione e non subirla, o peggio ancora, lasciarla andare alla deriva, come siamo soliti fare purtroppo in questa Italia dove la politica non si prende le sue responsabilità. Se approviamo un nuovo accordo di programma, l'iter diventa il seguente: si va in regione per il VAS, se passa in regione si va in provincia con il VIA, se passa anche il VIA si ritorna in regione per le licenze commerciali. Un percorso che dura circa 2 anni, un percorso in cui tutti, comune compreso, possono fare le osservazioni e le istanze nel luogo più proprio dove si fanno questo tipo di osservazioni. È una sfida che abbiamo davanti, è una sfida tra l'altro in un'area che ha delle criticità enormi. Chiunque passando di là si rende conto che l'ingresso non solo di Due Carrare, ma delle terme e dei colli è una zona fatiscente. Una zona fatiscente compromessa non solo per il fatto che sono anni che è bloccata, per il fatto che c'è un terreno in fallimento con tanti metri cubi del vecchio hotel, ma anche perché abbiamo la CNC lì vicino. 50.000 tonnellate di rifiuti tossici stoccati a pochi metri dal castello del Cataio. Allora, se siamo veramente attenti all'ambiente, abbiamo questo che è un problema molto grosso. E come mi sento solo in questa gestione, solo con la mia maggioranza, in questa gestione di un problema enorme che è quello del centro commerciale, capisco perfettamente anche il sindaco di Pernumia, che si troverà sicuramente da solo anche ad affrontare questo grosso problema della CNC e dello smaltimento delle scorie dei rifiuti. La nostra amministrazione ha intrapreso un percorso trasparente, ha invitato subito le commissioni consigliari, ha consegnato tutta la documentazione protocollata ai consiglieri e ai componenti delle commissioni e se ne sta discutendo e dibattendo. E questo è il vero sale della democrazia, è il vero modo per far tirar fuori il meglio di tutti noi per il bene della collettività. Siamo intenzionati ad approvare un nuovo accordo di programma per inserire tutte le mitigazioni necessarie, dalle mitigazioni ambientali, mitigazioni sociali, mitigazioni viarie, mitigazioni commerciali. In particolare per quanto riguarda il commercio, abbiamo chiesto aiuto ad Ascom e Confesercenti perché ci diano gli strumenti per costringere la grande struttura di vendita ad essere parte integrante di una rete commerciale, di un distretto commerciale di Due Carrare. Siamo sicuri che riusciamo a preservare le piccole realtà assieme alla grande realtà. Per quanto riguarda la struttura viaria, è il cruccio più importante che stiamo valutando e di nuovo tutte le soluzioni messe in campo devono essere assolutamente prese in seria considerazione per mitigare l'impatto di quest'opera. La mitigazione più importante, ne abbiamo già parlato, abbiamo che dal Cataio l'attuale disegno prevede un colle che nasconde parzialmente la struttura. A noi piacerebbe che questo colle riuscisse ad arrivare a 12 metri, cioè riuscisse a coprire tutto il fabbricato. Altre importanti mitigazioni sono le mitigazioni sociali. Mitigazioni sociali vuol dire un'attenzione verso le assunzioni, un'attenzione verso i casi sociali del comune e attenzioni in particolare a far sì che questo nuovo centro commerciale sia attento anche ai tipi di contratti, ai contratti che possono essere part time per le neomamme o quant'altro. Una sfida molto grossa che abbiamo davanti e non sappiamo se riusciamo a mettere nero su bianco tutte queste idee che abbiamo per la testa. Tuttavia lo sentiamo come un dovere perché, ripeto, l'attuale accordo di programma che abbiamo non ha nessun tipo di
non ha questi tipi di mitigazioni che noi le riteniamo assolutamente doverose e indispensabili. Anzi, per esempio, sulle opere di urbanizzazione secondarie, legacy, le rotonde, le fideiussioni a garanzia che queste vengono completate, invece che essere al 100%, sono al 10%. E quant'altro, e tante altre cose che a noi non piace su questo accordo di programma che la ditta ha già in mano e che non tutela assolutamente i cittadini. Thank you.